Cromo piccolinato come integratore aiuta, sicuramente. Aiuta. Aiuta un sacco, vero? Perché aiuta Aiuta. le cellule ad aprire le porticine che fanno entrare il glucosio dentro. Vorrei spendere una parolina però su questo, no? Gli integratori, quasi tutti, vogliono una sostanza in un integratore. Io ci avrei qualcosina da ridire. Uno, non sai se a te, faccio l'esempio di Massimiliano che ha fatto la domanda, ma ovviamente vale per ciascuno di noi, che ne sappiamo se Massimiliano ha veramente una carenza di cromo che gli impedisce di assorbire lo zucchero? Metti che invece abbia una carenza di vitamine B. Le vitamine del complesso B sono quelle che servono a far funzionare il ciclo di produzione dell'energia. Metti che siano le vitamine B che gli mancano, cosa serve introdurre del cromo piccolinato? Non serve praticamente a nulla, giusto Carolina? Giusto, infatti l'idea è sempre di agire in maniera sinergica, anche perché tra loro in tutte le reazioni biochimiche i vari elementi agiscono assieme, quindi magari il cromo non è sufficiente o non è quello il problema e Magari lui quindi ce l'ha bisogna già agire. perché sta bene, il suo metabolismo è abbondante di cromo. Chi lo sa, È vero? vero. In realtà, se devi prendere un integratore che aiuta la glicemia, meglio prenderne uno che abbia dentro tante cose, cioè le vitamine B, così il corpo quando ha il glucosio sa cosa farsene. Il cromo piccolinato, anche lo zinco e varie altre cose che sono minerali necessari Esatto. sempre per le stesse reazioni. Poi ci sono gli integratori come gli estratti della cannella. Non tanto la cannella, che ce ne sono di due o tre tipi, una fa quasi male, l'altra fa bene, ma dovresti prendere 10 grammi di sta polvere schifosa, perché sinceramente senza zucchero non è buona. Ci puoi mettere lo zucchero ed è buonissima. Non è questa la cosa. Però l'estratto di cannella ha una sostanza che è simile all'insulina e allena di nuovo le porticine della membrana cellulare ad aprirsi per far entrare il glucosio, se sei insulino resistente, ammesso che sia quello che Esatto. è. Quindi in realtà Quindi aiuta, però non è detto che sia l'approccio magari non migliore. aiuta da solo, esatto. Già.